C'è una bomba, tutti fuori. In realtà della bomba poi non è stata trovata traccia. Mattinata di tensione e paura al tribunale di Nocera Inferiore. Erano le 9.30 circa quando una telefonata anonima è giunta alla polizia e che parlava della presenza di un ordigno all'interno dell'edificio dei giudici di pace. Immediatamente è scattata l'evacuazione proprio mentre si stavano svolgendo udienze. Tutti fuori gli avvocati, i giudici e le terze persone presenti nel palazzo dei giudici di pace e negli uffici della cancelleria. Momenti concitati, la polizia di Nocera Inferiore si è subito attivata per le prime indagini, attendendo poi l'arrivo degli operatori specializzati, cioè gli artificieri. L'arteria di via Giovanni Falcone, quella che porta alla cittadella giudiziaria, è andata in tilt per almeno un'ora, visto che altri legali sono rimasti intrappolati nel traffico in attesa di raggiungere gli uffici del tribunale per il loro lavoro quotidiano. Ma che cosa è successo nel dettaglio? Eravate dentro poi? E poi siamo dovuti scappare, fuggi per questa notizia che è arrivata, ma che riguarda solo il civile, non il penale. Qualcuno dice, si reitera a scaglioni di 6-7 mesi un allarme bomba, perché secondo voi? Ma non ho proprio idea, adesso era parecchio tempo che non si verificavo, perlomeno io non ero presente, evidentemente a qualcuno non garba che si tenga l'udienza di oggi. Ma c'è stato un allarme bomba, ma non sappiamo dove l'hanno messo questa bomba. Eravate lì a fare già delle cause, era in pieno svolgimento. Stavamo già all'interno del giudice di pace qua. Allarme bomba, sì, ma diciamo che l'abbiamo subito questo allarme bomba perché stavamo tutti quanti facendo delle cause. Sembra che non abbiate tanta paura perché siete qua. Perché si reiterava ogni 6 mesi l'allarme bomba, quindi non salta mai niente però. Uno scherzo di qualche buon tempone? Può darsi, ma in tutti i modi ci sono i giudici che vogliono andare via e si sono allontanati, anche i cancellieri pure. Noi vogliamo fare udienza anche con l'allarme bomba perché abbiamo interesse che le cause... Stacano viste. sì, siamo stacano viste, è vero. Di macchina, avvocato, una mattinata convulsa. Veramente, non ce l'aspettavamo. Lei addirittura ci ha messo più di un'ora per entrare qui al tribunale. Dopo un'ora di fila ho avuto questa notizia inaspettata. Adesso cosa vi aspettate invece? Perlomeno un'ordinanza da parte del Presidente per vedere un po' il da farsi, dobbiamo restare oppure ce ne possiamo andare. Le udienze sono state sospese per circa 2 ore. L'allarme è infatti rientrato alle 11.30, quando è stato accertato che nessuna bomba era presente negli edifici. Hanno potuto dunque far rientro negli uffici giudici, avvocati e anche operatori della cancelleria e tutto è tornato alla tranquillità.